Il cantautore Francesco De Gregori chiude la Perdonanza Celestiniana 2018 ed è stato subito sold out. Il concerto del cantatore romano si svolgerà sul prato antistante la Basilica di Collemaggio e sarà completamente gratuito. Quest'anno, per partecipare alle esibizioni live dei cantanti, il Comune ha istituito un sistema di prenotazione dei 1.500 posti a sedere disponibili, mentre saranno aperti quelli in piedi, oltre 6.500. Ci sono state anche polemiche, perché 40.000 persone si sono connesse nello stesso momento e quindi 1.500 posti sono andati via subito, ma il sistema ha funzionato bene, secondo il Comune. Il concerto, del resto, era molto atteso e apprezzato. Francesco De Gregori sta girando l'Italia con il suo ultimo tour, in cui propone alcuni dei più grandi successi della sua carriera. Il cantautore si esibisce cambiando spesso scaletta. «Mi fa piacere quando il pubblico riconosce un pezzo dalle prime note», ha dichiarato, «ma mi piace anche quel silenzio un po' stupito che accoglie le canzoni meno conosciute. La bellezza del live è anche questa, la scaletta non deve essere scontata, bisogna sempre mischiare le carte. Per questo motivo non c'è una scaletta definitiva neanche per L'Aquila». Sicuramente ci saranno le canzoni conosciute, Va in Africa Celestino, dedicata proprio all'Aquila, Sempre per sempre, la leva calcistica della classe 68, oppure Generale, Raggio di Sole, La Donna Cannone, Buonanotte Fiorellino, Titanic, sono davvero tanti i successi di questo grandissimo artista che non arriva all'Aquila per la prima volta, già si è esibito in città. O farli rimanere buoni amici come noi.